gridate, 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 sai a me che me ne importa. L'ascito. L'euro in un colpo solo ha cancellato 150 anni di diritti sociali. Pensa che questo processo sia stato intenzionale o che sia frutto di scelte scellerate di politica come di economia? Ma sì, io ho sostenuto questa frase e la rivendico. Non solo l'ho sostenuta, ma l'ho anche scritta e quindi non ho problemi a ripeterla ad abundantiam, tanto più nell'odierno regime eurocratico in cui si discute di tutto fuorché dell'euro, no? I dibattiti televisivi, sui giornali, non mettono mai in discussione il dogma eurocratico. Si può discutere di tutto, ma non della necessità di uscire dall'euro. Per cui rivendico questa frase, che non è pura provocazione, ma, come ho cercato di mostrare, fotografa una situazione di fatto, in cui l'euro ha disegnato quella vera e propria Guernica sociale che è il nostro presente. Dal mio punto di vista, l'euro non è una moneta, come ci ripetono gli economisti con la loro solita ideologia che presenta lo stato di cose come naturale, necessario, non valutativo, neutro, asettico. Niente affatto, l'euro non è una moneta, ma è un preciso metodo per governare le vite e la politica. L'euro è, potremmo dire, l'emanazione di quella teologia dogmatica che è il neoliberismo. Il neoliberismo ha come proprio principio fondamentale, per farla breve, la destrutturazione del politico e la sostituzione del politico stesso con l'economico assolutizzato, nella forma di cui prima dicevo del nuovo Dio. L'economico diventa il Dio a cui tutto deve sottomettersi e il politico viene disgregato. La condizione neoliberale è questo, la distruzione del politico e la sua sostituzione con il mercato sovrano, con l'economia sovrana. Cosa c'entra questo con l'euro? C'entra perché la creazione non democratica dell'euro, e anche questo andrebbe sottolineato, non democratica, giacché non siamo stati interrogati circa l'opportunità o meno di accedere all'euro, cosa su cui si riflette spesso troppo poco. Ebbene, la creazione della moneta unica è servita come, potremmo dire, valenza ideologico-politica dell'economia, del nomos dell'economia, quindi della visione neoliberale, la quale ha, tramite l'euro, disaggregato le residue sovranità nazionali che permettevano all'interno dei singoli stati nazionali di far valere quella che con il politico di Platone mi piace chiamare la politiche tecne, la tecnica politica in grado di tenere insieme l'ordito sociale in modo che non prevalessero, come invece oggi accade, le logiche funeste del troppo e del troppo poco, dell'eccesso di ricchezza e della povertà totale, che sono i fondamenti della destrutturazione della comunità. All'interno dello Stato nazionale questo non era possibile, perché lo Stato era pur sempre garante, sia pure in modi non sempre esenti da contraddizioni, di mantenere il primato della communitas, dell'ordine sociale all'interno dello Stato nazionale. Destrutturare lo Stato nazionale è servito per la logica illogica neoliberale, per neutralizzare la politica, per neutralizzare la residua egemonia politica sull'economia. L'euro esattamente a questo è servito. Destrutturare i vecchi stati europei sostituendoli con la moneta unica, cioè con il potere degli economisti, in grado appunto di rispondere non più al potere sovrano degli stati, ma tale da dover rispondere invece al potere dell'economia stessa, che io, variando la formula di Carl Schmitt, chiamo il nomos dell'economia, a sottolinearle l'assolutezza. L'euro questo ha fatto, esattamente questo. L'euro ha tolto d'un colpo i diritti sociali conquistati sul campo tramite lotte di classe, tramite lotte hegelianamente per il riconoscimento del lavoro servile, no? In un colpo tutto quello che era stato conquistato è stato rimosso, no? Sempre in nome della necessità sistemica, del ce lo chiede l'Europa, del non ci sono alternative, no? C'è un filo rosso che collega le politiche neoliberali dal teorema della Thatcher, there is no alternative, alla parola chiave della Merkel, alternativlos, no? Essere senza alternative. Questa è la politica liberale funzionale alla sovranità dell'economia.
Questa è la funzione fondamentale dell'euro e delle tragedie sociali che continua a secernere, a propria immagine e somiglianza. A me piace utilizzare, quando parlo di queste tragedie sociali, l'espressione che utilizzava Hegel nell'Ottocento, che pure ovviamente non aveva vissuto le tragedie dell'euro, ma che aveva già capito una cosa, che se l'economia viene abbandonata a se stessa e non è più sussunta sotto il primato della politica e del governo statale, che la pone cioè in funzione dei bisogni della comunità, allora l'economia si assolutizza e genera quelle che Hegel chiama, con un'espressione magnifica, le tragedie nell'etico. Quante tragedie nell'etico si stanno riproducendo tutte uguali nell'odierna eurocrazia? Il popolo greco ridotto alla fame, e presto sarà anche il turno di quello italiano, se rimaniamo in questo progetto criminale blandamente chiamato Europa, e che più opportunamente sarebbe definibile come eurocrazia. Questo è il punto. L'euro è, potremmo dire, la forma quintessenziale della violenza capitalistica, la quale è una violenza di tipo economico. Non dimentichiamoci questo: col capitalismo la violenza tende a diventare una categoria economica immanente. Uso questa espressione desumendola dal filosofo Lukács. Non è un caso che, come ben sappiamo, il capitalismo, nella sua autorappresentazione, potremmo dire con Schopenhauer, il capitalismo come volontà e rappresentazione, presenti sempre la volontà come episodio di singoli atomi impazziti, il pazzo di Oslo o quello che ha sparato davanti a Palazzo Chigi, o come un episodio puramente passato, le montagne di cadaveri dei Gulag o di Auschwitz. Mai come un fenomeno realmente esistente nella società e identificantesi di più con la società stessa. La violenza economica che non dice il suo nome, non firma i crimini. A chi dobbiamo in fondo dire grazie per i crimini che vengono perpetrati oggi dal Fondo Monetario Internazionale, dalle banche europee e così via, no? Io dico sempre in maniera volutamente provocatoria, sia chiaro, che almeno Hitler firmava i suoi crimini, no? Sappiamo che quei crimini, efferati, terribili, osceni, irripetibili, li ha prodotti Hitler, ci metteva la faccia. Oggi invece l'economia della globalizzazione dell'euro ha questa prerogativa: rende invisibile il carnefice quanto la vittima, li rende invisibili all'opinione pubblica, allo sguardo dei media, potremmo dire. Per cui bisogna fare attenzione. Io non credo che ci sia la mano invisibile del mercato, potremmo dire che la mano invisibile del mercato tale proprio perché non esiste in verità. Ma al di là di questo, l'unica mano invisibile che c'è ed è ben operativa è quella della violenza economica, che non si vede se non nei suoi effetti catastrofici. Questo è l'euro oggi, un processo artatamente governato dalle politiche neoliberali, che non se ne assumono le responsabilità, ma sempre le scaricano di nuovo sui processi sistemici, sui movimenti tellurici della globalizzazione. Ma in realtà sono politiche artatamente governate, sempre in nome della deregulation, dello smantellamento dei lacci e lacciuoli dei diritti sociali che impediscono la privatizzazione integrale, cioè corrispondono esattamente a una politica che non ha il coraggio né l'onestà di mostrarsi a viso aperto. Mi spingo anzi a dire che tutta la gran retorica oggi circolante sulla cosiddetta crisi deve essere smascherata per quello che è. Qui appunto c'è l'importanza, secondo me, imprescindibile di uno sguardo filosofico, tale cioè da smascherare le ideologie e la falsità organizzata del sistema, diremmo con Marx e con la scuola di Francoforte. Perché appunto la cosiddetta crisi non è un fenomeno transeunte all'interno del tardo capitalismo, non è un incidente di percorso. Perché? Perché per un verso il capitalismo, vuoi anche l'euro e l'eurocrazia, è costantemente in crisi, è costantemente tale da produrre miseria, sfruttamento e di più. La contraddizione capitalistica è quella per cui la ricchezza ha come base necessaria l'impoverimento e la miseria per una parte dell'umanità. Il progresso ha come condizione di sviluppo la deemancipazione e il regresso per parte della società umana, primo. E secondo, la cosiddetta crisi. La cosiddetta crisi, che in greco è una parola che rimanda al verbo crino, che ha più significati che stanno insieme, potremmo dire, no? Rimanda all'idea del decidere, rimanda all'idea del separare anche.
economiche, no? La crisi è una grandiosa scissione della comunità che subisce la spinta centrifuga del movimento dell'economico, potremmo anche dire. Ebbene, la crisi è artatamente governata dalle politiche neoliberali. La crisi è, diremmo foucaultianamente, un processo di governamentalizzazione delle nostre esistenze, coerente con la logica neoliberale, perché appunto si impone agli individui la crisi, cioè la situazione emergenziale, per far passare misure e provvedimenti vissuti come se fossero senza alternative, di vitale importanza, o questo o la morte, e così via. Cioè per imporre una politica di austerità, di tagli dei finanziamenti e dei servizi pubblici, presentati non come scelte criminali delle politiche neoliberali, ma come necessità sistemiche indotte dalla situazione emergenziale. Questo è il punto. L'aveva capito bene, tra gli altri, Michel Foucault, che in quel suo bellissimo corso sulla nascita della biopolitica diceva testualmente che la massima del neoliberalismo è la seguente: vivere pericolosamente, cioè appunto imporre l'emergenzialità, il pericolo, il rischio come massima di vita, in modo tale da poter imporre agli individui, non tramite la violenza politica, la pistola puntata alla tempia o il lager, ma appunto tramite quella condizione per cui si sottraggono le possibilità e si impone la necessità sistemica come se fosse un senza alternative e non una scelta deliberata dalle politiche neoliberali. Questo è l'odierno processo dell'odierna crisi su cui l'euro procede e si sviluppa sempre di più. Avete mai niente da dire, non sapete ascoltare.